Pescara, Foggia e ora anche Crotone. L'audace Cerignola nei big match sembra esaltarsi e la vittoria dello Scida conferma questa tendenza. Tre punti che hanno un sapore dolce per due motivi. Il primo è strettamente legato ai risultati, con gli ofantini che hanno chiuso matematicamente qualsiasi discorso in ottica playoff. Il secondo, invece, vide la classifica protagonista. Con 56 punti, i gialloblu occupano la sesta piazza, ma il terzo posto del Pescara è ad appena tre lunghezze. Un invito a non mollare la presa negli ultimi 180 minuti della stagione regolare. L'obiettivo è quello di fare il meglio possibile nella partita contro il Latina in casa. Lo dico ormai da tempo, lo dico da quando abbiamo raggiunto in maniera matematica l'obiettivo dei playoff con tre giornate d'anticipo, e dobbiamo vivere giornata per giornata. Ora ne mancano due, e quella più importante sarà sicuramente quella di domenica contro il Latina. È stato il nostro modo di pensare sin dall'inizio e ci ha dato dei frutti e dei risultati importanti. Non vedo il motivo per cui il nostro pensiero in questo momento, in questa fase del campionato, debba cambiare. La vittoria in trasferta intanto mancava dal 5 febbraio. Messina, Cerignola 0-1. I tre punti strappati allo Scida dunque hanno interrotto anche questa striscia negativa. Il merito è di Michele Pazienza, che nella ripresa ha saputo imbrigliare la formazione di Zauli e ha pescato dalla panchina il match winner d'ausilio. Nel secondo tempo il Crotone è venuto fuori molto bene, mantenendo un fraseggio, un palleggio per 20-25 minuti che ci ha messo in difficoltà e dove ci ha chiuso nella nostra metà campo e a ridosso della nostra area di rigore, e dove hanno trovato poi quelle due o tre situazioni per poter andare in vantaggio. Ed è stato quello il motivo per cui poi abbiamo scelto di cambiare sistema di gioco e caratteristiche dei giocatori affinché riuscissimo a mollare un po' quella pressione che avevamo dentro la nostra metà campo, mettendo qualche pensiero in più alla difesa avversaria con due giocatori come Ashik e D'Ausilio che attaccano benissimo la profondità, quindi i terzini loro sono venuti un po' meno, e poi con D'Andrea che ci dava era il nostro riferimento in avanti per le palle sporche.